Salve a tutti amici di Parliamo di Videogiochi. Questa volta prendiamo in esame un altro gioco di caccia e sempre per la serie dei giochi più brutti mai visti sui nostri schermi. Questa volta non avrà un nome semplice come Dirt Drive, ma si chiamerà Remington Big Buck Trophy Hunt. Il nome è tutto un programma e dal titolo suppongo che sia un gioco dimostrativo o comunque qualcosa data dalla Remington per stimolare i cacciatori ancora di più sul computer. Veramente, se Dirt Drive era brutto, in confronto a questo è oro colato, ve lo garantisco. Vediamo subito il video. Allora, appena avvieremo il gioco ci compariranno i 10 comandamenti per la sicurezza delle armi da fuoco. Vabbè, ci saranno cose sensate, tipo mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura, le armi da fuoco dovrebbero essere scariche quando non vengono utilizzate, cose del genere, utilizzare un munizionamento adeguato. Poi arriviamo alla regola numero 6. Allora, se il tuo fucile si inceppa, fails, già è bello vedere fails, with, anziché when, V-H-E-T-N, già c'è un errore grammaticale, e poi ne vediamo un altro, is pulled, anziché pulled, con due L. Vabbè, cominciamo col gioco, non è nemmeno iniziato, abbiamo già questo bel anticipo. Opzioni, possiamo settare la AI dei cervi, medium, hard, brutal. Come può essere brutale un cervo? Lasciamola dare. Popolazione dei cervi, sensitivity, deer maker, che non ho un'idea di cosa sia, e basta, soltanto impostazioni di grafica ci sono, per il resto non ci sono né impostazioni di comandi, di audio, nulla. Vabbè, cominciamo. Dopo aver scelto l'ambientazione di gioco e l'equipaggiamento da portarci dietro, vado totalmente a caso tra le armi, poi ci possiamo portare una quantità spropositata di binocoli, non capisco perché, ma poi non è che li dobbiamo acquistare o qualcosa del genere, cioè dobbiamo semplicemente scegliere quanti ne dobbiamo prendere, e poi avremo anche, che non so, non ho idea di come si usino perché ho girato tutta la tastiera ma nessun tasto li ha attivati, l'odore per richiamo delle varie specie di cervi. Va bene, cominciamo. Questa è la schermata di caricamento col povero cervo che vi guarda con gli occhioni. Ed eccoci in gioco. A parte che c'è una sensibilità incredibile per il mouse, notare, poi ci muoviamo e non c'è assolutamente nessun movimento. In questo ambiente scarno, con gli uccellini e questa tenda da campo veramente pessima. Andiamola a vedere un attimo. Che poi non capisco come sia fatta. C'è questa trasparenza con le retine che volano. Un errore di texture all'interno. Ci siamo pure incastrati nel filo, porca miseria. E ci sono questi segnalini rossi che dovrebbero segnalarci dove ci sono i bersagli. Poi, tra l'altro, notate in basso a sinistra, c'è il limite di prede delle varie specie che possiamo cacciare, quindi una volta superati quelli avremo perso. Per ovvi motivi mando velocemente avanti. Eccoci davanti alla nostra ipotetica prima preda, che si è girata tra l'altro di colpo, non so se l'avete notato. Questo mirino lo odio. E proviamo a dargli un headshot attraverso gli alberi. Madonna santa. Morte. Ecco un altro che scappa. Oddio, ma perché cambia così velocemente il mirino? Tra l'altro non possiamo nemmeno ricaricare, dobbiamo aspettare di sparare l'ultimo colpo e apparirà sta cosa orrenda, reload, senza nessuna animazione del caricamento. Guarda, vi assicuro, io sto muovendo il mouse in un centimetro quadrato, se non di meno. Forse il quadrato ci aiuterà anche a puntare. Se spariamo così... No, non lo becchiamo. Hai ucciso una specie protetta di cervo. E io che cacchio ne sapevo? Proseguiamo. Ecco un'altra probabile preda. Vediamo. Alberi di... Mm.
Ecco, beccato. Vediamo un po' le altre armi. Tra l'altro, il cambio delle armi si fa con i tasti più scomodi mai fatti. Con i tasti F. E notate quanto è veloce lo swap. Scomodissimo. Il fucile ha praticamente le stesse proprietà di qualsiasi altro fucile, compresi i tempi tra un proiettile e l'altro. E dobbiamo, come sempre, aspettare di finire tutti i colpi nel caricatore per poterli ricaricare. Comodissimo, veramente comodo. Poi c'è il tasto per abbassarsi, che non serve assolutamente a niente, che poi ci alzerà e ci abbasserà all'istante. Pure questo di una comodità assurda. Poi avremo il binocolo, che poi notate il suo utilizzo incredibile. Abbiamo lo zoom. Ma che te ne fai del binocolo se c'hai il fucile di precisione che ti zoom anche più lontano? Boh. Ecco che possiamo intravedere un altro splendido esemplare che si sta pian piano dileguando. Proviamo a sparare pure questo in mezzo alle foglie. Preso. Poi tra l'altro, quanti di voi hanno notato che stiamo sparando con un fucile a pompa con un'ottica sopra? Ci avete fatto caso? Io l'ho notato adesso. Ed ecco qui la nostra favolosa preda. Hai preso un muldio. Ucciso per da 147 yard. Buono. E il gioco è tutto qui. Praticamente consiste nel cacciare queste tre specie di cervi, non superare il limite, non cacciare specie protette, non sparare accanto al campi, non sparare in direzione di campi, non sparare dove stanno gli altri cacciatori, e basta, è fatto solamente di divieti. Io, personalmente, avrei un miglior utilizzo del CD di questo gioco. L'importante in questi casi è riuscire a stabilire un contatto con la preda. Eccola lì. Bersaglio abbattuto. Qui è Fro, per Parliamo di Videogiochi, alla prossima.